Eccomi, buonasera, buonasera. Come state? Mi metto un po' meglio. Fa la chiavina? Come? Ci serve un po' la testina? No, c'è la mela. Buonasera, ciao a tutti. Ciao, Gen24. Come state? Come state? Ciao Anna, vediamo chi c'era prima. Oh, ma già siete tantissimi. E allora chi c'è? Eleonora, Noemi, Chetti, Giada, Fabiana, Nicoletta, Cinzia, Donatella, Grazia, Rossana, Giulia, Eleonora, Mirella, Anna Maria, Patrizia, Anna, Antonale, Giulia, Giorgia, Maria Luisa, Mirella, Eugenia, Erika, Tatacto, buonasera, Antonella, Debora, e insomma siete tantissimi, Francesca, Alicia, Carla, ciao a tutti, ciao a tutti, Manola, benvenuti alla prima effettiva lezione del corso di disegno, primo anno. Accogliamo i nuovi ragazzi con un grande sorriso, benvenuti a tutti, ciao a tutti. Tutti. Oggi Cerchetto, inauguriamo veramente bene il corso di disegno. Oggi tutta la giornata col mal di testa, proprio che quasi quasi stasera neanche arrivavo a vedere ad aprire il corso, quindi proprio alla grande. Guardate chi c'è, vieni, vieni. Vieni, vieni. Salutiamo anche il nostro bannatore che si affaccia. Aspetta, che sto vedendo se si vede il microfono, perché qua tu hai la Qua il telecamera. microfono, sì. Sì, lo so, ma si vede. Oggi Aumentiamo. il bannatore è l'onomastico del bannatore, quindi tanti auguri, amore, fai il Così, bravo. così, 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 così. Non te la taglia la testa, credimi. Ah no? Almeno non si vede il microfono. Va bene. Io ve la vedo proprio tagliata la testa, No, però. guarda. Vedisci? Guarda, ancora Vedisci? devi, Vedisci? farlo, ancora qua devi Stavi abbassarlo. dicendo? Ecco, Oh, bene. Ma comportatevi quanto sei bene. buono, Dai, dai, no, no, ma è Gabriele. buono. Ma sta Ma quale ferma, buono? cribio. Sei buono? Che Buono, buono. buono da roster. Buono, stai buono. Bentrovati. Ma poi chi me l'ha detto? Non lo Ma so chi è chi tua ha madre Minuccia? detto. Che beh, anche quando. Vediamo chi te l'ha detto. Ma quanto sei buono, te l'ha detto Maria Luisa Alfonsini. Ok, grazie. Maria Luisa, hai buon gusto, devo dire. Brava, brava. Sì, di Ancora stai nuovo. toccando la tele, non toccare! Non tocco, non Stai tocco. ferma! Tanti auguri, bannatore, ti dicono. Grazie. Avanti, oggi l'ho viziato, malgrado il mal di testa, tutto il giorno, così non rompe per Ma va. un po'. Fa caldo in Sicilia? Sì, Sì. abbastanza. Ancora non è. Piovigina, dice che domani pioverà. Ma è da 2 mesi che dice che domani pioverà, però non si Pillole! convince. Cosa? Ah. Che hai? Ciao a tutti, ben arrivati. 9:02. Iniziamo subito, No, che aspetta, aspettali, dite? aspettali. Devo aspettarli. Mio marito è diventato buono con la senilità. Io invece inizierei in modo che loro vedono che io alle 9 inizio e la prossima volta sono tutti presenti. Vedete come cambiano i ruoli. Ciao Ma perché ci Francesca! sono persone che non sono molto pratiche con YouTube, Aspettiamo con le persone poco Facebook? pratiche con il Giusto. web. Dobbiamo in Toscana allerta meteo per pioggia. Ho visto che in Italia sta succedendo l'inferno con la pioggia. Io spero che voi stiate bene. Quanti gradi ci sono in Sicilia? Ma Attualmente, a ora Sicilia saranno Tragica, 26, 22. 22. Ma c'è No, caldo lo c'è caldo, c'è stesso. caldo. I gradi in Sicilia non valgono perché dopo una giornata Sono di ricchi. caldo ce ne possono essere Brava. anche 18. Tu Anche perché i continui a percepiti sentire sono stati di caldo, più. anche perché, specialmente la parte di Catania, che è tutta costruita in pietra lavica, accumula il caldo della giornata perché la pietra lavica è nera, no? Quindi le strade sono quasi tutte in pietra lavica e quindi accumula il caldo che poi viene sprigionato durante la notte e di conseguenza, anche se il meteo dice che ci sono 28 gradi, 24 gradi, in realtà se ne percepiscono molti di più. In Puglia caldo, Roma sta facendo un bel temporale con lampi e fulmini.
Sì, ma speriamo che siano temporali normali e non come quelli che abbiamo visto in questi giorni al telegiornale. Tra l'altro io sono una che guarda pochissimo la televisione, poi adesso che siamo in periodo di freschi freschi di elezioni e prima delle elezioni io proprio la televisione la stacco, non la guardo proprio. E di conseguenza, un attimo, è vero che ho la pistola per quella a caldo accesa. E quindi mi ero persa un po' di tragedie che sono successe qua e là per l'Italia. Grosso temporale, 13 gradi già da Vezzano, mamma mia. No ragazzi, io ancora qui sono in cotone e con questa tre maniche a tre quarti sento anche caldo. La mattina, stamattina c'era freddo. Fa freschetto. Un po' la mattina e adesso un po' la sera, verso le, viene il fresco di notte, verso le 4 del mattino. Ciao Chris, che si dice nelle Marche? Aspettiamo un altro po'. Alessandria, fresco, non guardi più la TV, neanche io, neanche io, a parte il fatto che non c'ho più il tempo. Però vivi negli UK e oggi piove, vabbè, lì piove spesso. Dove vivi? Dove vivi? Ciao Patrizia, Alessandro, lo avete comprato? Lo avete comprato? Lo avete comprato? Voglio sapere cosa ne pensate, lasciate un po' di recensioni, che ne pensate, vi piace? Fatemi sapere cosa ne pensate, ci tengo al vostro giudizio. Questo momento a Cagliari è come qui, a Cagliari fa come qui. L'ho visto che avete passato l'alluvione e il terremoto, ho visto anche a Trapani che sono sommersi dall'acqua, ho visto un po'. Grazie! Grazie, 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 grazie. Sì, a proposito di Natale, lo dico a voi del corso, se dovete regalare, se avete in mente di comprarlo, in Kindle è bello, però in Kindle penso che manchino tutte le immagini. E questo libro ad immagini sta così, cioè questo libro ad immagini sta così. Dovete comprare lo vecchio Kindle. Comprate il cartaceo, perché questo libro è bello in cartaceo, averlo sulla scrivania e andarlo a sfogliare quando serve, per se posso suggerire tra le due versioni. Sono contenta. Allora, che vi stavo dicendo? Grazie, le ho scattate tutte io quelle immagini, Annalisa. Non penso siano particolarmente stupende, ma sono vere, nel senso che sono immagini del procedimento reale, non c'è nulla di finto in questo libro. Quando io scattavo le immagini stavo facendo proprio quel materiale che vedete alla fine dell'immagine. Quindi ho fatto la ricetta mentre facevo le foto. Allora, vi dicevo, se avete in mente di comprarlo per Natale, non essendo tirature esagerate, queste che escono come prime edizioni, io vi consiglio, se avete in testa, ce lo devo regalare a Luisella, a Marcolino e a Giovannella, bene, comprateli, fateveli impacchettare, metteteli da parte, perché poi è possibile che magari verso Natale non ce ne siano più scorte così grosse, quindi non dico di farvi fretta, ma pensateci per tempo, ecco. Ah, bene, certo che funziona il QR code. Sì, 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 c'è anche la playlist e adesso mano a mano andremo a fare le nuove ricette. Mi pare che è un libro dell'edicola, eh? Mi pare che è il libro che ho trovato all'autogrill insieme a un brava di, Rossi, di grazie. Cruciverba, eh? Comunque io con ringrazio la foto di Umberto Smaila. Io odio Umberto Smaila. Senti, vale come per le donne. Per le donne in che senso? I belli devono stare zitti, ok? Io non sono bello, quindi noi siamo parlare. Un canale proprio alla pari. Pari opportunità uomini e donne. Come si dice, da una vita si dice che le donne belle sono un po' stupidine e gli uomini belli devono fare gli stupidini, non lo sai tu? Oh, sì, la dedica è bella, è fatta col cuore. Certo, bene. Già pensate al Natale, sì, perché poi vi riducete all'ultimo e poi non sono tantissimi, i corrieri sono occupati a fare le spedizioni, a spedire anche le minchiate ancora. E non portano i libri. Non diciamo le brutte parole. Adesso ciao, spunta dall'angolo, sì, lui ogni tanto appare tipo i funghetti.
Allora, dai, possiamo iniziare. Che dite, cominciamo intanto? Beh, siamo 184, quindi penso che il primo anno ci sia tutto. Basta. Iniziamo, ragazzi, iniziamo. Allora, come state? Innanzitutto benvenuti. Lui è bello intelligente, lo so, Luglia, lo so. Del resto, non lo avrei preso altrimenti. Allora, adesso... Come funziona, ragazzi? Voi, lo dico a quelli del primo anno, voi smettete un attimo di chattare, io parlo, alla fine del video ci sarà, perfetto, ci sarà lo spazio per le vostre domande, io risponderò a tutte le vostre domande, ok? Innanzitutto parliamo degli elaborati che abbiamo svolto. Maritino, sai cosa mi servirebbe? Oh. Il computer. Vabbè, gli elaborati che abbiamo svolto. Che dire? Allora, innanzitutto ho notato molta approssimazione che prescinde dal grado di competenza della materia. Nel senso che io posso non saper disegnare, è lecito, siamo qua per imparare, anzi è meglio che non sappiate disegnare, perché in certi casi a me interessano, cioè sono... Con me andranno forse più avanti le persone che non sanno disegnare che non quelle che partono con un bagaglio pregresso. E vi spiego perché. Perché incidere un segno su una tavoletta vergine è sicuramente più facile che cancellare quello che già avete di precostituito e riscrivere totalmente il metodo. Il metodo pregresso sempre vizierà un pochettino la vostra mano e prima che io riesca a scardinare delle convinzioni, molto spesso anche sbagliate, ci starò un po' di più. Quindi è normale che non si sappia disegnare al primo anno del corso di arte per te, né io pretendo che voi sappiate fare bene i contorni di una mela. Quindi lo so che verranno imprecisi, imperfetti, che sarà difficile anche semplicemente fare un margine. Ce l'ho ben in testa questo. Quello che però voi non sapete è che io dal vostro disegno leggo tante cose. Leggo la vostra attenzione, leggo il vostro carattere, leggo il grado di studio che avete fatto dietro a quel disegno, è tutto scritto lì, impresso in quei tratti. Posso? E soprattutto dove lo postano? Aspetta, è tutto scritto lì, impresso in quei tratti. Ho visto un paio di insicurezze molto pesanti, un paio di paure molto pesanti in disegni che quasi non si vedevano. Ho avuto molta difficoltà a leggere alcuni disegni perché il tratto era passato così leggero, leggero, leggero che c'erano ma quasi non volevano farsi vedere. Allora a questi ragazzi io dico abbandonate ogni paura e abbiate il coraggio di sbagliare. Qui non vi giudica nessuno, è un vostro diritto sbagliare perché dal vostro errore io poi posso correggere e posso portarvi allo step successivo. Se invece non riesco neanche a vedere il disegno non posso dirvi nulla e lì state e lì rimanete. Quindi osate, osate, tanti i miei giudizi non sono mai dei giudizi in merito ma sono solamente dei consigli per progredire. Altra cosa che però ho visto è stata molta disattenzione. La prima disattenzione l'ho vista nel posto in cui avete postato. Alcuni hanno postato i disegni dell'esercizio a quadretti sotto la foto della mela, alcuni hanno postato la mela sotto il foglio dell'esercizio a quadretti, sotto la foto dell'esercizio a quadretti, alcuni ancora hanno postato i disegni sotto l'album. Ma perché? Era semplicissimo, vi ho pubblicato anche il video di come postare. E allora cominciamo a sviluppare l'attenzione e soprattutto sviluppiamo il passaggio successivo all'attenzione che vi serve anche per il disegno, che è l'accertarsi di ciò che si è fatto. Questo ve lo dico per il post, ma ve lo dico anche per il disegno. Dopo che voi postate la foto, anzi, dovreste farlo prima, ma se prima non ci avete pensato, dopo accertatevi di dove l'avete postata. Primo, non postate due volte la foto.
No, perché io quando correggo non leggo i nomi lì per lì, cioè io guardo il disegno, lo correggo e solo dopo scrivo nel commento ciao Tizio, ciao Sempronio. Certe volte vado talmente in concentrazione, vado direttamente dritta al punto che neanche vi saluto nel commento, capita spessissimo, non vi offendete, capita perché proprio vedo il, perché poi a un certo punto io mi concentro a guardare i vostri compiti e vado dritta al punto, ecco, non vi faccio perdere tempo. Postateli nel giusto verso e nei giusti luoghi e dopodiché accertatevi di aver fatto questo passaggio. Ora passiamo al disegno, step, perché quest'oggi ho corretto tutti, ma è impensabile pensare che io vada a cercarmi i vostri disegni a destra e a manca, a recuperarli da chissà dove, per correggere i disegni. È impossibile. Voi dovete pensare che io dedico, avete visto, da ieri sera a tutto stamattina, da ieri pomeriggio a tutto stamattina, quindi ci sto quasi un giorno per correggere tutti i disegni, un giorno dedicato interamente a voi. Altra cosa, dovete disegnare il contorno di una mela, ok? Molti invece, ma dovete disegnare il contorno di quella mela, non il contorno di una mela X. Molti la mela della foto non l'hanno osservata, l'hanno solo guardata distrattamente, hanno detto ok, è tondeggiante, quasi regolare, la disegno e hanno fatto un'altra mela. Come si disegna un contorno? Andiamo subito al punto. Si prende la foto e si comincia a guardare la mela, ok? E allora si guarda, si parte da un punto che debba dare certezza a tutto il disegno. Innanzitutto si prenderà una matita. Un attimino che prendo una matita. Voilà. Si punterà verso il foglio da disegno e si dirà: la mia mela misura da qua a qua. Vado sul foglio e mi segno l'altezza. La mia mela nel punto più largo è larga da qua a qua. Vado sul foglio e riporto la larghezza. Ho dei parametri entro cui stare. Poi vado nel particolare. Quanto è larga la base della mia mela? E metto la base. Una volta messa la base, quindi una volta specificata una dimensione, in proporzione ad essa possiamo costruire anche tutte le altre dimensioni. E su questo partiamo a V, con andamento a V, a costruire la mela. Per un certo punto i lati seguiranno a V. Dopodiché ci sarà la curva. Alt! Prima di fare la curva abbiamo l'altezza. L'avevamo presa prima, vi ricordate? Vediamo quant'è la larghezza massima della parte, segniamo così i due punti idealmente. A quel punto curviamo sulla mela. Ma la certezza che molti non abbiano guardato, io l'ho avuta da un particolare subdolo, il picciolo. Le vostre mele all'80% dei piccioli così. Perché? Perché voi avete guardato il picciolo nella sua interezza e l'avete fatto sporgere dal margine della mela, quando in realtà un bravo osservatore si sarebbe accorto che, tracciando il margine, avrebbe dovuto sporgere solo il pezzo di picciolo che fuoriusciva dalla polpa della mela, che era semplicemente un piccolo pezzettino del picciolo. Questi sono i piccoli inganni che il cervello vi fa quando presumete di guardare qualcosa. Quando vi dice ok, quella cosa è fatta così, in realtà, siccome dovevate disegnare soltanto il margine, nel momento in cui dovevate poi disegnare un corpo intero ma solo nella parte sporgente, siccome eravate impegnati a stare attenti in molti, non avete più pensato che dovevate continuare il margine, avete focalizzato quel bastoncino di traverso e l'avete fatto uscire per intero fuori dalla mela. Vuol dire che stavate ragionando, vi stavate dicendo devo disegnare il picciolo, e invece no,
Non dovete parlare di picciolo al vostro cervello e non dovete parlare di mela al vostro cervello quando disegnate una mela, ma dovete parlare solamente di tratti a V, di una curva che gira di qua, che deve intersecare il punto che ho segnato della larghezza ed arrivare all'altro punto, quindi discendere se il punto sarà trasversale. Solo alla fine vi accorgerete di aver disegnato una mela. Come deve essere il tratto? Non calcato. Non calcato. Ho visto tantissimi tratti troppo segnati. Il tratto deve essere fluido e gentile. Non deve essere però neanche tremulo, perché il bordo di una mela non è tremulo. E da come disegnate si evince anche la materia. Se voi fate un bordo troppo tremulo, disegnate un altro tipo di frutto, un frutto a scorza dura, un frutto esotico, come si chiamano quei frutti tutti tremolanti, non mi ricordo, il frutto della passione, una cosa di questo genere. La buccia della mela è liscia, il bordo scende fluido, potete cominciare a tratteggiarlo pezzo per pezzo, ma poi dovete unire i punti e con la gomma pane cancellare gli sbaffi. Altra cosa, il bordo, perché il margine, perché deve essere, e adesso qui entriamo nel vivo, il margine perché deve essere liscio, fluido e non troppo calcato? Perché il margine, quella linea che voi, che vi ho fatto disegnare, deve diventare il corpo della mela, cioè la misura entra la qua, entro il quale, la misura entro la quale deve essere sviluppato in un secondo tempo il chiaroscuro della mela. Il margine sarà un particolare, lasciatemi il termine, stavo dicendo una brutta parola, non la dirò, infingardo, lo sostituisco con infingardo, finiva anche vuol quello... dire bastardo. Esatto. Sarà un elemento infingardo del disegno. Nel disegno di una mela, alla fine del disegno il margine non si deve più vedere, quindi se voi lo segnate troppo sarà difficilissimo includerlo nel chiaroscuro. Ombretta, cosa vuol dire che il margine alla fine non si deve vedere? Nel disegno realistico, figurativo e nella vita di tutti i giorni, le cose non hanno un margine, hanno un corpo, un volume. Lo vedete il volume, vedete? Vedete una linea di contorno attorno alla mela? Assolutamente no. Vedete semplicemente un corpo che va in contrasto con lo sfondo, ok? Ma non ha un margine. La coloritura prende dall'esterno e va verso l'interno via via. La luce assume un ruolo fondamentale in questo, ma di questo ne parleremo dopo. E allora il margine dovrà scomparire. E dovrà scomparire dentro il chiaroscuro, quindi la linea esterna dovrà diventare la parte più scura o certe volte più chiara del vostro chiaroscuro. In questo caso sarà la linea più scura perché il vostro fondo è bianco, quindi la mela deve evincersi dal foglio e di conseguenza si parte dallo scuro, si va verso il chiaro, verso il punto luce profondo, si riparte verso il chiaro e si torna verso lo scuro. Ma se voi fate questo e questa parte, questa linea nera nera nera, non riuscirete mai a fare, a inglobarla in un chiaroscuro realistico e vi rimarrà sempre la linea di contorno. Noi lotteremo un anno con la linea di contorno, io già ve lo dico, forse anche due. Tenderete sempre a farla e io tenderò sempre a rimproverarvi per questo. La linea di contorno deve scomparire perché la linea di contorno fa subito fumetto, butta nell'irrealistico qualunque cosa voi disegnate, lo rende ingenuo, lo rende piccolo, lo rende elementare. La prima regola per sfuggire ai disegni elementari è eliminare la linea di contorno. La linea di contorno non dovrà più esistere, tranne che vi chieda di fare un manga, allora quello è un genere dove la linea di contorno si staglia in maniera a sé stante e determina un movimento, una tensione nell'elaborato. Nel figurativo la linea di contorno non esiste, esiste il margine. Il margine è la porzione che delimita un corpo
rispetto alla linea finale di una porzione che delimita un corpo rispetto a un altro. Vedete questo margine? Bene, qui dovreste disegnarlo dello stesso colore anche di questa parte qua e poi via via andare a schiarire. Una cosa fondamentale che dovrete fare, perché vi dico tutte queste cose? Perché vi anticipo, il vostro compito per la prossima volta sarà semplicemente quello di colorare la mela che vi ho assegnato. Per questo vi dicevo oggi, quando mi dicevate che faccio, correggo la mela e lo riposto? No, per la prossima volta voi dovrete apportare le correzioni che vi ho segnalato oggi e in più cominciare il chiaroscuro sulla vostra mela. Per questo vi ho fatto fare l'esercizio dei chiaroscuri, in modo che già sappiate con quali matite scegliere per meglio sviluppare il vostro lavoro. La cosa che dovete sapere è che le linee di contorno devono scomparire, quindi in alcuni punti quelli più luce dovranno essere scaricati tamponandoci sopra con la gomma pane. Io vi consiglio di tamponarla tutta la mela e dopodiché ripartire con la coloritura. Nel chiaroscuro cos'è importante sapere? È già tutto scritto nella parola chiaroscuro. Gli elementi che non devono mai mancare nel chiaroscuro sono gli scurissimi tendenti al nero e i bianchissimi, i punti luce. In questo caso voi dovete lasciare una porzione di foglio bianco tamponandola e lo scuro nelle parti più buie deve essere molto molto scuro. Nella volumetria, nel volume della mela dovete sviluppare varie gamme di grigi, quindi non passate dallo scuro al chiarissimo e punto. Si fa grigio scuro, grigio meno scuro, grigio ancora meno scuro, poi qua si fa tutto attorno un grigio chiaro, punto luce, dove io tolgo proprio il colore con la gomma pane e poi riprendo varie sfumature dei vari grigi che avete già sperimentato. Deve scomparire il tratteggio, per il momento voglio un bello sfumato morbido. E allora i vostri alleati possono essere, molto semplicemente, guardate, io ce l'ho sempre qui, un fazzolettino di carta avvolto sul dito che vi servirà in maniera rotatoria per sfumare la grafite. Se volete potete anche utilizzare uno sfumino gentilmente decorato da mio figlio, voi lo avrete bianco, potete anche utilizzare uno sfumino, ma prima di passare lo sfumino sul foglio fate un po' di esperienza di sfumatura con lo sfumino su dei fogli di carta, cioè prendete una matita, sfumatela e poi passate lo sfumino e vedete con che intensità dovete passarla per ottenere diversi tipi di sfumatura, perché lo sfumino è tanto caruccio, aiuta tanto, ma se non lo si sa usare fa delle macchie pazzesche che non si tolgono più. Quindi prima conoscetelo e poi usatelo. Altri elementi fondamentali sarà lei, la gomma pane. La gomma pane per i punti luce potete proprio modellarla a punta e così tamponarla finché non tira fuori la grafite. Potete anche strisciarla per tirare fuori qualche piccolo punto luce. Più avanti, per adesso non vi dico di comprarla, ma ve la faccio solo conoscere, useremo anche questa. Costa circa 7 euro delle marche, dalle 7 ai 14 euro le marche più prestigiose. Cos'è? È una gomma elettrica, è una gomma con una penna con una punta di gomma che cliccando sul tastino ruota e ruotando, vedete, cancella e porta al bianco veramente il foglio, quindi dà dei punti luce eccezionali. Questa la dovrà usare per esempio il terzo anno per portare a buon fine il disegno con tutte quelle gocce d'acqua luminosissime che ho assegnato. Quindi se il terzo anno c'è, mi raccomando. Ora, come si fa un chiaroscuro sfumato? C'è il video sul canale, non so se l'avete visto, bisogna passare in piccola maniera o segmentata o in piccola
piccola maniera rotatoria la matita in maniera leggera. Come scrivevo oggi in molti commenti, per avere la diversità tonale di una stessa matita non bisogna andare a pressione. Un modo furbo di ottenerla è stratificare. Allora io cosa faccio? Stratifico una mano di grigio chiarissimo su tutta la mela. Dopodiché subito tiro fuori i bianchi assoluti dove ci sono. Io so che in questa parte quindi devo passarci il meno possibile. Dopodiché vedo i bianchi, le zone più chiare e passo una seconda mano su tutto, tranne che nelle zone che voglio lasciare chiare. Poi una terza mano, sempre nelle zone, è possibile anche che voi dobbiate andare a macchia di leopardo, cioè che ci siano delle macchie tipo qui, tipo qui, tipo qui, e che qua invece dobbiate essere leggermente più chiari. Alla fine avete delle macchioline, come faccio ad eliminarle? Sempre però indirizzando bene. Dopodiché osservate, vi staccate dal disegno per circa un giorno, l'indomani prendete il vostro disegno, prendete la foto e girate il vostro disegno e girate la foto a testa in giù. Il cervello e l'occhio, che si sarà abituato al vostro disegno, perderà i punti di riferimento e sarà in quell'attimo in cui capovolgerete il disegno a testa in giù che voi individuerete tutte le discrepanze tra il vostro disegno e la fotocopia. Dovete essere lesti a rendervi conto di quello che non va. Guardatelo bene e sistematelo lasciandolo proprio a testa in giù, capovolto. Potete anche disegnare il disegno capovolto, perché questo fa, oppure potete girarlo in obliquo, perché questo cambierà il punto di vista e disorienterà quel cervello logico che vi dirà: no, Chris, tutto con le matite gamma B, in bianco e nero. Cosa si fa di solito? Potete farvi fare una fotocopia in bianco e nero. Quando vi fate fare una fotocopia in bianco e nero, sempre tendente al chiaro, ok? Non troppo scura. Sempre tendente al chiaro. Poi deciderete la gradazione dei grigi guardando quella a colori. Cioè, se vedete che la vostra fotocopia rimane troppo chiara, che quindi vi lascia un disegno troppo poco aggrappante all'occhio, perché cioè, che viene poco fuori dal foglio, e allora insistete con i punti di scuro dove vedete che c'è più ombra sul disegno, specialmente lì alla base della mela. Ecco, lì dovete raggiungere proprio il nero. E allora che matita userete? Userete magari una 8B, ma è possibile che ci arrivate anche con una 6B, dipende appunto dal vostro tipo di coloritura. Avanti. Per oggi io penso di avervi storditi abbastanza. Non vi preoccupate, questa leggera sensazione di confusione e stordimento è normale. Passerà con l'abitudine al corso, ci capiremo sempre di più, useremo sempre terminologie più tecniche che capirete al volo, sarà proprio divertente capirsi molto velocemente. Una cosa, la griglia, questa sconosciuta. Quando faremo la griglia? Allora, se facciamo una griglia, io vedevo oggi una persona, non mi ricordo, ho detto: ma tu l'hai messa la griglia anche sull'originale? Ho commentato così, poi non ho visto la risposta, ma mi pare che mi abbia detto sì. Quando voi mettete la griglia davanti all'originale, poi dovete farvi anche la griglia delle stesse dimensioni sul fondo. Se vedete che con una griglia da 2 cm non riuscite a riportare esattamente, un attimo, per le domande vi dico io quando, Martina, se non riuscite a riportare esattamente le porzioni che stanno in quei quadrati, nel quadrato che avete disegnato voi, rimpicciolitela la griglia, perché la griglia deve essere uno strumento di aiuto. Se invece vi perdete dentro la griglia, diventa uno strumento di confusione, perché già voi avete la confusione del disegno, in più avete la confusione dei quadrati, in più vedete che non riuscite a riportare il disegno dei quadrati e vi sentite annientati dentro e dite: ah, proprio non riesco. Invece no, usate uno strumento facilitativo e allora facilitatevi il compito. Non è barare, non vi sentite in colpa, è uno strumento che al primo anno io faccio usare
per diversi motivi. Lo faccio usare per abituarvi all'attenzione, perché la griglia è un elemento di esercizio della concentrazione. Per riportare i quadrati da una parte all'altra dovrete stare molto concentrati, perché sennò sbagliereste tutto, e quindi vi educa alla concentrazione, educa il vostro cervello a tacitare il lato logico, perché nella griglia veramente copiate da qui a qui questo pezzettino, da qui a qui potreste compilarla anche disordinatamente e il soggetto verrebbe fuori lo stesso. Quindi aiuta a abituarvi a staccare il lato logico del cervello, e di conseguenza è un qualcosa che per me è propedeutica al disegno. La usavano anche i grandi maestri, quindi non è barare, è solamente aiutare l'occhio a prendere bene le misure di quello che si ha innanzi. Tanto poi il chiaroscuro lo si fa senza griglia, quindi il barare tra virgolette fino a un certo punto. Dal secondo anno in poi io tendo a farla lasciare la griglia, quindi non vi preoccupare, questo vi deve servire solamente per immettervi nel mood, nel disegno, per farvi capire come costruire le immagini. Bene, quindi se la griglia da 2 cm non vi aiuta, passate a una griglia da 1,5 cm. Se da 1,5 cm non vi aiuta, passate a una griglia da 1 cm. Se vedete che non riuscite nemmeno con una griglia da 1 cm, domandatevi: ma io sono attento? Ma io mi sto concentrando? La griglia dovrebbe essere minimo da 2 cm, ma e non è grande. La griglia da 2 cm è una griglia piccolissima, ma se non riuscite a 2 cm, restringetela. Restringendola farete un lavoro molto più difficile, perché dovreste essere molto più attenti su molti più quadratini. Ma se non riuscite nemmeno con 1 cm, allora lì siete, è il vostro livello di attenzione che va migliorato. Cosa significa? Che a quando disegnate non dovete parlare, non dovete cantare, canticchiare, parlare con vostro figlio, nipote, cugino, marito. Non dovete ascoltare la televisione, assolutamente no. Della musica in sottofondo, sì, ma senza che voi ci cantiate di sopra, perché quello rovina la concentrazione. Dovete essere totalmente assorbiti dal disegno. A me interessa che disegniate anche un'oretta, però che quell'oretta sia dedicata esclusivamente a quello. Una volta finito il disegno, c'è la parte più importante dell'osservazione, la vostra valutazione critica. Allora posate il disegno, vi andate a prendere un caffè, vi rilassate un attimo, fate quello, tornate sul disegno e andate a controllare se avete fatto giusto, se avete fatto bene, se ci sono delle discrepanze. E allora come si fa? Si capovolge il disegno e lo si guarda in un'altra ottica, poi lo si rigira e si studia magari di nuovo solo la fotocopia e si guarda, vediamo com'è qui questa parte. Ah, non è dritta, cade obliqua, è, come dicevo io, orizzontale o un po' discendente. Vediamo com'è la base. Ah, guarda, qui è un pochettino più prominente, qua sale e qua vediamo com'è, sporge tanto. No, non sporge, cioè spiegatevela. Passateci il dito sul disegno, vediamo come fa, la curva sale così. E allora poi non possono esserci disegni con una curva che fa così. Una base piatta non può diventare una pallina. Quella è mancanza di osservazione, non è non saper disegnare. Perché fare una curva tonda perfetta è molto più difficile che fare una linea orizzontale discendente. Ok? Questo è soltanto esercizio alla concentrazione. Sono stata chiara? E allora, adesso potete cominciare con le domande. Sei bravissima, sono anziana, ma sei bravissima, spero il prossimo anno. Beh, bene, Cinzia, ti aspetto. Grazie. Allora, forza con le domande. Serve solo per il contorno, anche per colorare. Cosa? La griglia serve per il contorno o anche solo per solo colorare? Per i contorni e per le forme. Per la composizione serve la griglia, dobbiamo per colorare. Fare no. Anche le ombre della base. Sì, della sì, mela. Dovete fare il disegno così com'è. Ok.
Mi raccomando, la pulizia dello sfondo. Quanto deve essere grande la griglia? 2 cm x 2? 2 cm x 2, anche 1,5 cm x 1,5 cm, ma se non riesci puoi andare anche a 1 cm. Fare una griglia di 1 cm però è un lavoraccio, quindi ti consiglio di concentrarti su un 2 cm x 2. Ciao, non so chi fosse, aspetta, Chiara. Antonella, ciao. Aspettando le domande. Forza con le domande, ragazzi. A me riesce difficile usare la matita come unità di misura, preferisco il righello. Bene. Allora, no. No, domande del terzo no. No, tesoro, domande del terzo casomai alla fine. Non è il vostro giorno, alla fine. Il righello no, perché non devi prendere delle misure geometriche, devi prendere delle misure approssimative. Correggo la mela del disegno precedente? Sì. Le do il colore alla stessa? Sì. Dovete colorare quella mela, quel margine deve diventare chiaroscuro, ok? Con le matite della gamma B, dalla 2 alla 8. Come faccio a fare i puntini bianchi? Te l'ho spiegato. Con la gomma pane, la fai a puntino e dai il puntino. La gomma pane è una cosa bellissima perché potete fare anche così. Dovete correggere. No, la mela, quella che è della foto. La gomma pane si può usare anche così. Ok? La carta velina è assorbente o quella lucida? In che senso? Leggevo, la carta velina è assorbente o quella lucida? Cosa non che lo so, non ancora l'ho letto. Allora dai, leggimi le domande. Dobbiamo ridisegnare la mela da capo? Qual è no, quella fatta? Già fatta. Okay. Per la mela dobbiamo prendere in considerazione una mela nostra? No, quella della foto. Perché io devo avere il parametro per la correzione. La carta velina è assorbente o quella lucida? Ah, dici per non sporcare il foglio, puoi usare anche un foglio di Scottex, una velina qualunque, ti serve solo per non trascinare la grafite con questa parte della mano. Ok, poi un attimino. Ho fatto il contorno troppo evidente perché non sapevo che poi... Va bene, prendi una gomma adesso correggo. E la tamponi, non ti preoccupare. Io che ho fatto il contorno troppo scuro, devo prima schiarirlo? Yes. L'ombra che la mela proietta sul piano va disegnata? Sì. Perché va disegnata l'ombra che la mela proietta? Mi fa male la spalla, adotto una posizione sbagliata? Sì, adesso vi dico che posizione dovete adottare per non soffrire quando disegnate. Quindi lasciamo lo sfoglio. Aspetta. Posizione. Vi consiglio di mettervi su una sedia che abbia qualcosa dove appoggiare un piede. Ascoltatemi perché questo è molto importante per non farvi venire qua il pugnale dell'artista, quel dolore che viene qui e che si insinua in maniera atroce quando si disegna per lungo tempo. Certo, allora cosa bisogna fare? Ci si mette davanti al piano da lavoro e prendete un tagliere di quelli che avete a casa. Dopodiché lo poggiate, allora questo è il piano da lavoro, facciamo finta che questa è la vostra scrivania, lo poggiate così sulla scrivania e la parte bassa sulle vostre gambe. Ci dovrebbe essere il video su questo. Dopodiché con questo piano in obliquo, se soffrite di schiena, disegnate su questo. L'importante è che teniate sempre alzato, quindi poggiato su un gradino, la gamba antagonista al vostro braccio, quindi se siete destrorsi alzate la gamba sinistra e la poggiate sul gradino della sedia, se siete mancini alzate la gamba destra e la poggiate sul gradino della schiena. In questo modo viene allentata la tensione muscolare e non vi dovrebbe fare male la schiena. Non è un trattato, ma guarda. Quindi che invariante lo sfondo completamente bianco, com'è il disegno. Il picciolo interno è l'incavo, sempre sfumato? Sì, dovete fare il chiaroscuro. Ok, mi puoi dire quali dei tuoi video vuoi guardare per aiutarmi nel compito? Ve li posto casomai sotto se ce ne sono altri. È ancora possibile fino a domani iscriversi? Sì. Il chiaroscuro della mela deve riprodurre le stesse sfumature della fotocopia? Sì.
Io sono la persona a cui hai chiesto della griglia. Perfetto. Io in realtà ho tirato delle linee sull'originale e poi ho riportato sul mio disegno. Mm. Ma poi mi sono persa nelle proporzioni. Esatto, perché le linee non possono essere date a caso, ma devono essere semplicemente, deve essere una griglia che deve rispondere esattamente a una griglia che ti riporti sul foglio. Perché se no, infatti me ne sono accorta, ti sei persa, si è visto, a un certo punto hai perso le misure. E allora se ti affidi alla misura di una griglia, devi comunque avere la certezza anche sul tuo foglio. Okay. La mela deve avere la misura, una misura specifica? No. Poi, aspetta. Si possono sovrapporre diverse matite? Certo. Sfondo leggero con 2B, parti scure ripasso con 4 o 6B? Certo, certo, certo. Devi usare diverse matite. Il chiaroscuro è fatto delle diverse matite. Non è obbligatorio fare la griglia. Quando dobbiamo consegnare il compito. Ancora non l'ho scritto? Giusto, dipende di che anno sei, non lo so. Vabbè. Al primo anno sarà subito dopo il secondo, mi sa. Vabbè, ora vediamo. Perché la prossima volta c'è il quarto ai senior, poi c'è il terzo, poi c'è il secondo e poi ci siete di nuovo voi. Ma comunque adesso cambio la data, non vi preoccupate, aspettate, cosa bisogna fare? Non vi preoccupate, perché io adesso riposto il disegno della mela con la nuova data, ok? Anzi, sapete che vi faccio? Vi faccio un regalo. Ve la posto in bianco e nero. Brava, ok? Che sei dolce. Così si distingue dall'altra e avete già il chiaroscuro bello e pronto. Ok? E ripostiamo quindi il nuovo compito con la nuova data, con il foglio su cui dovrete farla e tutto. Bene. Però voi continuate quella che avete fatto. Io la mela ho già provato a farla in bianco e nero, la rifaccio? E io non l'ho vista però, quindi o la perfezioni, te la guardi meglio, vedi se è fatta bene secondo quello che ho detto stasera, il oppure se vuole rifare. Negli album, sì, come sempre, non negli album, nell'album compiti di disegno, corso di disegno 2020. A me fa male la sciatica. Okay. E quello è un problema. Per creare gli scuri devo sovrapporre la matita, ma il tratto deve essere sempre nello stesso verso o devo creare una sovrapposizione a X? No, il tratto non deve esserci, deve esserci la texture della mela, devi fare la decorazione, diciamo così, che ha la mela. Quindi i tratti devono scomparire, devi lasciare spazio alle diverse cromie della buccia della mela. La buccia della mela non ha un tratteggio sopra di sé. Ok. Utilizzando le matite e non le matite colorate, dobbiamo comunque cercare di rendere l'aspetto della mela che ha puntinature più chiare. Gialle, certo, arancioni. Sì, che stai. Sì, stavo vedendo cosa avesse preso Sherry. Sì, certo. Le diverse cromie dei grigi. È una carta semplice? È la carta su cui hai fatto la mela. No, la carta per da appoggiare per uno scotch. Sì, un foglio di carta di quaderno, un foglio di scottex, un foglio di carta velina, un foglio qualunque. Carta forno. Coloriamo la stessa mela anche se sbagliata? No, prima te la correggi. Brava. Ok, grazie. Prego. Se ho fatto la mela troppo grande, la devo rifare in la devi reale? Rimpicciolire. In che certo. Senso troppo grande? Hai fatto una mela così? Una zucca, e allora sì, ti conviene rifarla. Scusami, io che ho fatto il contorno troppo chiaro, devo ripassarlo? Certo. Contorno troppo chiaro? Sì, certo. Però non lo fare troppo scuro. Adesso a questo punto adattalo al chiaroscuro. Ombretta, scusa l'intrusione, ma vedo scappare. Temo di non riuscire a terminare il compito, quarto anno. Basta dopo farne un pezzetto, va bene. Scusate, io ho perso la prima lezione. Dove trovo la spiegazione della griglia? Nei video linkati nella prima lezione? Sì, trovi la spiegazione della griglia nei video linkati sotto la foto del compito assegnato. Ok. Su Facebook, compito assegnato la mela? Dove ho dato l'assegnazione? Sotto ho messo i video. I video però Facebook questa volta non me li ha resi visibili. Dovete cliccare su commenti più recenti. Cliccare su commenti più recenti e vi apparirà. Quando dobbiamo postare il disegno? Ora ve lo diciamo dopo, quando postiamo il compito. Ok, scusate,
Nel chiaroscuro dobbiamo tener conto solo della luce o anche delle colorazioni della buccia? Anche delle colorazioni della buccia. Voi avrete una fotocopia in bianco e nero, quindi dovrete copiare esattamente quello che vedete, nelle tonalità che vedete. Di quello che vedete rosso, in realtà lo vedete. Lo vedrete poi grigio dopo. Certo. Ok, è obbligatorio fare la griglia? No. Brava, perfetto, grazie, buonasera. Io non ho la foto della mela. Enzo, la trovi nella... Album di Facebook. Foto. Questo, scrivitelo. Vai su Facebook Arte per te. Clicca su foto. Dopodiché clicca su album. Dopodiché clicca sull'album Corso di Disegno 2022. Compiti Corso di Disegno 2022-23. Lì trovi tutte le foto che ho assegnato. Cerca la mela del primo anno. Si può usare anche la gomma matita? Sì. Il foglio deve avere una certa grammatura, foglio liscio? No, un foglio da disegno normale, liscio per adesso. Beh, non quello da fotocopio. Però. No, da disegno, da album. Quando consegniamo? Ve lo diciamo tra un po', tra quattro settimane. Tutto, tutto chiaro, spero di fare bene. Finito il video, vado a mangiarmi una mela. La strega di Biancaneve. Oui. Dove cavolo è finito? Faccio la mela. Come primo compito la mela già col chiaroscuro? Sì, fai prima il no. Compito? No, fai prima il contorno, fai una foto e lo posti e poi continui anche col chiaroscuro. Aspetta, lo posti sempre lo stesso giorno. Nella data indicata. Certo. Che dove sono? Aspetta, scusami, perché sono su. Album liscio ruvido? Liscio. Dobbiamo utilizzare il primo disegno anche se nella correzione era sbagliata? E non l'hai potuto correggere? No, fotocopia no. La carta da fotocopia non è indicata per il disegno. Ha delle colle che sono respingenti per la grafite, è troppo leggero, diventa subito lucida la matita e si fa un pastrocchio. Eleonora, devi sistemare la tua mela. Sì, devi sistemare la tua mela, Eleonora, in base a quello che ti ho scritto nei commenti. Io devo andare, grazie. Poi bacio. Ciao Antonella. Ciao. Grazie per il chiarimento. Prego. Io il video dove spiego come postare il compito, il link non si è aperto. Oh, non ho visto. Mi dispiace. Cinzia, non lo so. Come mai non lo so. Però video su come postare i compiti... A parte lo rimette, se vai sul canale Arte per te e clicchi come postare i compiti di disegno, ti appariranno almeno 3 video sull'argomento. Come fare il senso della rotondità alla base dei piccioli avendo fatto solo il contorno? No, adesso poi, in che senso alla base dei piccioli? Adesso poi devi tirare la linea, dici questa? Questa? Adesso poi devi seguire le forme. Picciolo, e allora qui sarà più chiaro. E qui sarà più scuro e poi qui sarà di nuovo chiaro e poi farai tirare fuori il picciolo. Ok, benissimo. Hai dato un'immagine precisa, dove la trovo? Enzo, aspetta che ora, finita la diretta, carichiamo l'immagine. Facebook, foto, album, compiti di disegno, corso 2022-2023. Tra un po' la pubblichiamo, appena finisco la diretta. Se si usa la griglia, si lasciano i quadretti? No, si cancellano perfettamente, non si deve vedere neanche l'orma. Perfetto. Quindi, motivo per cui disegnate una griglia molto leggera. A me si sporca moltissimo il foglio, consigli? Sì, metti un foglio sotto la mano. L'ho appena detto, si usa un foglio di velina, però di quello... Lo dovete cambiare, dovete vedere... Perché sennò si album, foglio, matita e disegnate. E poi alla fine, scusami, alla fine per sicurezza prendi la gomma pane e pulisci strisciandola su tutto il foglio bianco. Non va bene foglio bianco da fotocopia? No. Perché se passi la grafite si piega tutto. Non solo, è proprio brutto. Ha delle colle brutte il foglio per la fotocopia, serve per gli inchiostri, non per la grafite. Anche a me si sporca il foglio. Bene, proteggetelo. Cancellatore mi si baffa di nuovo. Lo so, poi alla fine del disegno va sistemato. Un saluto a tutti il primo anno, un abbraccio grande a Ombretta. Grazie. Tutto molto chiaro, vado a studiare. Ciao, bravi, ciao. Bravi, grazie, bravi. Ok. Grazie. Ragazzi, io una cosa ve la devo dire il primo giorno di corso. Disegnare non è facile.
e soprattutto non è che non sia facile riportare il disegno sul foglio. Non è facile proprio nel mondo d'oggi trovare la concentrazione. Ma compralo la gomma pane, che ti fai con la mollica di pane? No, Giusy, no. È la concentrazione per disegnare bene. Io l'ho persa la gomma pane invece. Ma come hai fatto? Ah, certo, sei il cane. No. Se ti è caduta. Non mi è caduta, mi è caduta la gomma pane. Il cane malefico. Allora, che stavo dicendo? Sì, è là. Trovare la concentrazione. Dov'è? Sotto la sedia. La mia sedia, scusate, ho perso la gomma pane. Ma non so chi è più rincoglionito. Ma chi è che ha preso? Ehi, tu! Un attimo che Sherim ha preso la gomma pane. Ma perché ti è caduta? Levati, levati. Ma qua è la gomma pane. Dov'è? Gomma pane. È qui, quella del suo osso. Sei rincoglionita forte. Allora, alla fine del disegno, ma appena finite, allora? Dopodiché il suo osso, fate così, passate la gomma pane su tutta la parte, la porzione da pulire, ok? E lei si pulisce da sola. Facile, facile. Per pulire la gomma pane vi basterà impastarla. Usare la mollica al posto della gomma pane è un rischio, perché gli amidi contenuti nella mollica possono macchiare il foglio. Io una volta mi mancava la sanguigna, ho usato il cerume. Dai, e se ne vai! posso usare anche una sola matita? Sì, ma non ti verrà mai il nero assoluto. Basta. Non, no, ci sono più domande. Una sola, grazie, matita non è possibile. Per ottenere il nero assoluto devi avere almeno una 6B, meglio una 8. Me la dai quella pazza? Chi ti devo dare? Lasciali. Ma no, è qua sotto. Ma lascia, dai, stare. Dai, che vogliono salutarla. Ma no, lascia stare. Come affrontare tutti quei puntini della mela? Puoi ignorarli, oppure se una volta che finite il disegno vuoi affrontarli, avvolgi la punta della matita con la gomma pane e picchietti. Comunque, aspettate la fotocopia, il disegno in bianco e nero. Magari poi si perdono questi qua. Esatto. A me non interessano questi particolari nel secondo disegno del primo anno. Ok? Questi poi ve li vado chiedendo verso il terzo anno. Divento così puntigliosa. Guardate chi c'è! Oh, eccoci qua. E tu quel cagnolino dolce. Allora, bene, lasciala. Allora, ciao a tutti. Benissimo, penso che possiamo chiudere la qualche diretta. Altra domanda, oppure ce ne possiamo andare? C'è il grande fratello, andiamo. Passo dal terzo. Il compito è da eseguire a matite colorate come scritto in didascalia, o partite colorate come scritto in didascalia, tesoro. O pastelli. No, matite colorate. Se hai visto male, hai postato il video sui pastelli. Allora, scusami. Niente. Vabbè, matite colorate. I pastelli ve li ripassate perché li usiamo troppo. Dovevo pubblicarlo per il quarto anno, il ho video sui pastelli. Ho trovato fogli da disegno 70 grammi. Mm. 130-220 grammi. Mm. Vivo in Inghilterra e trovo specificato 130. Poi lo sfumino, allora, la gomma pane si pulisce impastandola oppure strisciandola su un foglio pulito, meglio impastandola però. Lo sfumino si pulisce semplicemente passandola su una carta abrasiva, strisciandola su una carta abrasiva o su una lima per unghie, così che graffiate la parte sporca e rimane solo la parte pulita. No, non ha il cappottino per qualche motivo, siccome ha un'irritazione, si lecca di continuo e stava perdendo il pelo qui, allora l'ho coperta. Perché? Posso usare solo i colori complementari per il compito del quarto anno? Se ti va, sì. Grazie mille, prego. Grazie, grazie. Allora, spero che vi sia piaciuta questa diretta. Allora, vi piace il corso di disegno? Vi state trovando bene? Forza ragazzi, non forza, vi spaventate. Scrivetevi che domani chiudiamo. Anzi, vi volevo anche dire, io nei commenti sono sempre molto spicciola, perché tendo a non leggere i nomi. Di conseguenza, certe volte dico brava ai maschi, bravo alle femmine, quindi scusatemi. Tante volte io anche l'Alzheimer. Perché, no, non è l'Alzheimer, perché magari utilizza il compositore vocale, esatto. Quindi detta e ogni tanto fa e quindi errori. guardate questa cosa vi pare giusta? Ora mi devo andare a lavare tutta? Ebbene, e quindi a un certo punto, quindi dedicatevi un po' di tempo, ragazzi. Brava. Dedicatevi un po' di tempo, rilassatevi, non pensate a nulla, estraniamoci da questo mondaccio e disegniamo. Il disegno può aiutare. Il disegno aiuta tantissimo. Aiutate. Si può usare la matita 2H per le parti chiarissime? Sì, ma con la 2 o anche semplicemente un HB
fai prima, perché la 2 è più d'atmosfera come matita, mentre l'H rimane sempre molto fredda, e se non la usi super appuntita ti fa quel grigino pallido, bruttissimo. E poi la 2H è dura. È vero. Quella è sempre un po' più grassa. Bene ragazzi, allora io vi do a tutti il benvenuto di cuore. Sappiate che rimaniamo sempre a vostra disposizione. Vi diamo un grande bacio a tutti, ascoltate sempre i miei consigli. Questa diretta rimarrà visibile per chi stasera non ha potuto essere con noi, ma rimarrà visibile anche per voi. Se vi siete persi qualche passaggio, andatevela a rivedere. Vi mando un grande bacio. Adesso vado a postarvi il compito con la nuova data e mi raccomando, postate nel posto giusto, postate i disegni dritti e postate dal giorno prima al giorno della scadenza. Nell'orario indicato, negli orari non andate indicati. Oltre, mi raccomando. Vi vogliamo bene, buonanotte e buon corso di disegno a tutti. Ciao, un bacione.